Stiamo seguendo e stiamo monitorando la vicenda a livello istituzionale con i buoni rapporti con il governo in generale, col ministro De Vincenti e con il ministro Delrio. Siamo coscienti del fatto che la volontà di Alitalia di andare via da Reggio è figlia di una crisi più generale che porta la ex compagnia di bandiera a tagliare quelle che per loro sono le tratte in perdita. Siamo anche consapevoli del fatto che però l'assenza di un interlocutore, ovvero di una società che abbia la gestione dello scalo aeroportuale Regino, complica ancora le cose. Quindi stiamo lavorando da un lato a evitare che Alitalia abbandoni lo scalo, dall'altro a fare in modo che ENAC acceleri le procedure per l'assegnazione del bando stesso e quindi consenta alla nuova società di interloquire direttamente con Alitalia o in alternativa di individuare altri vettori che possano svolgere agli stessi orari e alle stesse condizioni i voli che prima faceva la ex compagnia di bandiera. Battaglia sull'aeroporto è una battaglia di vita per ogni cittadino, ecco perché è importante partecipare anche a ogni momento in cui la comunità si raccoglie e prova a far sentire la sua voce, come il sit-in di sabato prossimo organizzato dal comitato pro aeroporto. Al di là di sigle di partito, al di là di etichette politiche che si vogliono dare, questa è una battaglia della città, il primo cittadino naturalmente deve essere in prima linea. Riccardo Tripepi per la CNews 24.